Allora, Paola Cimarole, un convegno organizzato in una giornata difficilissima, rischiosissima, ma invece il tema ha vinto sul calcio e soprattutto l'attenzione c'è stata dal primo all'ultimo minuto di questo convegno. Quindi complimenti per l'idea, ma soprattutto complimenti per aver ricercato in ogni relatore, in ogni intervento, una soluzione per i minori. Grazie mille. Sì, diciamo che visto che oggi giocava l'Italia è stata una scelta un pochino rischiosa, però effettivamente il tema sulla tutela dei minori e quindi nello specifico sull'allontanamento dei minori dalla famiglia presso altre strutture ha prevalso e diciamo l'importanza dei relatori e probabilmente del tema molto sentito ha fatto sì che l'attenzione sia stata molto alta e la partecipazione è stata veramente importante. Alla fine, cosa, ecco, le è piaciuto di più e su cosa lei pensa da domani mattina ci sia più da lavorare con questo gruppo di persone che ha partecipato a questo evento? Allora, mi è piaciuto di più l'impegno, perché ogni relatore ha portato il suo contributo e mi è piaciuto tantissimo il fatto che il pubblico li ha cercati per avere un feedback, li ha visti veramente come dei punti di riferimento che potessero chiarire quelli che sono dubbi che loro vivono nella vita reale. Quindi quello che si può fare, si può andare avanti, continuare ad informare attraverso convegni come questo, con Legal Branding per il Sociale e sicuramente non smettere di fare luce su tutta una serie di zone d'ombra che riguardano questo business delle case famiglia che in qualche modo va chiarito. Ecco. Ormai si ha il terrore quando si parla di case famiglia, di cosa c'è dietro, chi c'è dietro e cosa c'è per i bambini, perché anche la questura, le questure in molti casi hanno proprio il terrore, di cosa fare per questi bambini in situazioni particolari a volte. Sì, allora non si può generalizzare. Ovviamente tantissime strutture funzionano e funzionano molto bene, si servono di una filiera di professionisti. Quello che però non funziona è il fatto che non ci siano dei controlli periodici, dei controlli puntuali e anche sotto il punto di vista economico che non ci siano delle tariffe nazionali applicabili, cioè un bambino costa 3.000 euro mese in una regione, in un comune, piuttosto che 10.000 in un altro, ecco questo va chiarito.